Sono pensionati che aiutano i bambini ad attraversare la strada o sono gruppi paramilitari politicizzati? Tutti evocano le ronde, ma nessuno sa esattamente di che cosa stiamo parlando, anche perché il pacchetto sicurezza prevede un decreto del ministro dell'Interno che ha promesso regole ferree. Buonasera, buonasera, onorevole Alessandra Mussolini del PDL. Lei ha capito di che cosa stiamo parlando quando parliamo di ronde e lei è a favore delle ronde? Beh, io sicuramente ho capito una cosa, che sulle donne non si può scherzare, non ce lo possiamo permettere, altrimenti arriva l'indignazione a questo punto. Le ronde non devono essere né fatte da pensionati che accompagnano i bambini né da elementi politicizzati, sarebbe gravissimo, ho già avuto modo di dirlo, cioè dopo il danno la beffa, non può esserci la ronda col cappellino di un partito politico o altro, cioè non si può fare politica e strumentalizzare anche questo sul corpo delle donne. Però pare che stia già allora accadendo, no? Con il ministro Maroni si è parlato, lui sa perfettamente che ci vogliono regole stringenti, che non possono esserci dentro i partiti politici o i militanti e quindi saranno persone ex delle forze dell'ordine, ma con regole ferre ben precise, mi auguro, ma veramente me lo auguro. In quel caso lì lei è a favore? In quel o caso no? Lì è una partecipazione estremamente controllata, io mi auguro che sia a tempo, io mi auguro veramente che non ci debba essere bisogno di avere le ronde, ma che ci sia uno Stato da una parte, ma anche chi mette a piede libero i delinquenti, cioè vedi il giudice di questa persona che ha stuprato il bambino di 12 anni, e beh, deve pagare. Cioè noi non ci dobbiamo preoccupare non solo dei delinquenti ma pure chi li fa stare fuori, cioè dico la procura, il giudice che ha deciso che questa persona poteva stare libero e addirittura dopo aver stuprato la nipotina, figlia della convivente, viveva nella stessa casa, ma insomma un giudice così non deve pagare. Ma dico, come mai in Inghilterra, quando noi cittadini italiani, mi sono recata in Inghilterra da poco, vedi che controllo di passaporto che mi hanno fatto all'ingresso e all'uscita, da noi no. Allora cominciamo a controllare i documenti, a far sì che queste persone, chi quando controlla sono, i documenti, quando sono le ronde, chi no, li controlla? Tu ti sei Concia, dimenticati un attimo le ronde. Okay. Pensiamo anche ad altri aspetti che sono benissimo. La sicurezza in generale. Abbiamo visto che c'è stato un allarme anche di cittadini comunitari che hanno compiuto dei crimini efferati. Sono i primi per stupri e rapine con violenza. Allora, vogliamo dire, e ci hanno detto, voi siete razzisti? No, noi accogliamo, però, visto che siamo in un'Europa unita, fate anche voi un gesto e riprendetevi i delinquenti che stanno allora, in Italia. Allora, su questo diciamo, c'è un problema che forse non tutti dicono, che il governo rumeno non collabora molto con il governo italiano e volentieri si libera diciamo, di persone sgradite e arrivano in Italia come arrivano anche in altri paesi. Questa cosa, se voi non avete la memoria corta, questa cosa è già successa con gli albanesi, se ci ricordiamo a un certo punto l'Italia era sembrava invasa dagli albanesi, le donne tutte stuprate dagli albanesi, poi che cosa è successo? E c'era Prodi, adesso tu mi dirai ideologia, no, c'era lui in quel momento, se ci fosse stato un altro io l'avrei detto lo stesso, c'era Prodi, che cosa ha fatto? Ha fatto accordi importanti con l'Albania, oggi degli albanesi in Italia non si parla più. Lo vogliamo dire agli... Non si parla più perché molto sono in galera. Perché nella popolazione carceraria. Il governo albanese ha collaborato con l'Italia. Al io credo posto... che Berlusconi una cosa importante che dovrebbe fare è seriamente sedersi a tavolino col presidente del farà. Consiglio. Perché? Perché certo deve fare il decreto legge sulle ronde. No, che gli importa di risolvere i problemi però non veramente? Si può parlare, cioè, purtroppo, dato che è un problema di sicurezza e che investe una fascia di popolazione importante, estendiamo, se no diventa estremamente riduttivo e una cosa quasi strumentale, cioè parliamo di degli sforzi comuni, quello che vorrei Alessandra, anche da una posizione esangue. Voi siete
state spirando. No. Fatevi io no, vive e legge. Voi dovete anche voi chi? Scusi, onorevole, centro-sinistra. Alessandra, io so vive e legge, tu lo sai. Fammi parlare una collaborare perché è importante un patto non solo sociale ma politico. Onorevole Concia, in questo patto può rientrare, anche per cominciare a parlare di proposte concrete, l'ipotesi di castrazione chimica dei violentatori che è condivisa dall'onorevole Mussolini e che ha avuto oggi con un sondaggio il 55% degli italiani sarebbe favorevole a questo. Il 55%, il 55% degli italiani che vuole la castrazione chimica deve sapere che la castrazione chimica non agisce sulla psiche e la violenza sia sui bambini la violenza sia dei pedofili sui bambini che sulla violenza sessuale è legata alla psiche e come sappiamo tutti la violenza sessuale sia su un bambino che su una donna non si fa soltanto con l'organo sessuale maschile. Se qualcuno purtroppo ha parlato con chi lavora la polizia informatica che lavora specializzata sulla pedofilia, ci racconta tragicamente di quali strumenti di tortura vengono utilizzati sui bambini, che non sono necessariamente... Cioè lei dice che è inefficace No, lo dicono chi la utilizza, appunto io ho la mia compagna tedesca che fa la criminologa, prima di venire qui stavamo parlando, in Germania la castrazione chimica è volontaria, ma viene utilizzata pochissimo perché intanto se non lo è volontaria, ma deve essere obbligatoria la psicoterapia, perché non gliela fanno, non gli fanno solo la castrazione chimica e poi la usano pochissimo perché è inefficace. Dopodiché è chiaro che se si lavora tutto sulla pancia e sull'enfasi, è chiaro che tutti dicono sì, la castrazione chimica, come dice Alessandra, io voglio che questi uomini diventino babà. No, diamo la parola all'onorevole Mussolini sulla questione della castrazione chimica. Bene. Se ci fosse stata la castrazione chimica, questo pedofilo violentatore indegno di essere in una società che ha violentato prima una bambina di 6 anni di questo delle napoletano. Foglie di Napoli, cittadino italiano, quindi non è che stiamo parlando, è un reato, è un atto gravissimo, agghiacciante, che viene ripetuto, non è che lo fanno una volta, lo rifanno. Nel carcere recidivo. Queste persone si comportano, hanno buona condotta allora. Anche Veronesi era a favore della castrazione chimica, è un processo reversibile e elimina completamente, mi spiace dirti, io te lo dico dal lato scientifico, la libido e lo rende inoffensivo, in altre parole lo disarma. Cominciamo a provare con questi banditi che violentano i bambini e mettiamo l'ergastolo per chi violenta un bambino e lo danneggia per tutta la vita. E quanto siete buoni. Ma Alessandra, ma quale è buono? Guarda, io non sono carità. Buona per ma niente, metti Alessandra. In galera e butta come la chiave. Te, come con te, Alessandra, mensile. Come mi te, spiace. Io penso che violentare un come te, perché tu non è che sei quella ma che io sono anche bambini, per il giudice, io sono quella che voglio che del magistrato che l'ha lasciato. Un giochetto che non che si pensi riesce del giudice che ha detto che era inoffensivo. Tant'è però lei che è legislatore, onorevole Mussolini, perché non, non propone questa legge l'ergastolo, per esempio, come ha appena detto? No, guardi, lei ho proposto, firmata anche da molti miei colleghi, alcuni della Lega, altri del PDL, no. Castrazione chimica, si chiama terapia androgenica. E l'ergastolo per i pedofili, cioè chi commette una violenza sessuale su un minore si fa la galera a vita.